Uomini e donne, quando torna in onda il programma di Maria De Filippi? Van Zuiden. Uomini e donne, il noto e storico dating show di Maria De Filippi, ha avuto uno stop per via delle festività natalizie, anche se le registrazioni del programma sono andate avanti. Tutti i fan si chiedono quando ricomincerà ad andare in onda uno dei programmi più amati di Canale 5. Uomini e donne, il noto dating show di Canale 5, è ancora in ferie. I telespettatori affezionati al programma di Maria De Filippi dovranno aspettare ancora un po' per vedere nuovamente sul piccolo schermo le avventure e le vicende dei ragazzi del Trono Classico e dei protagonisti del Trono Over. Le registrazioni delle nuove puntate però sono andate avanti e tantissime sono le novità che attendono il pubblico. Lunedì 8 gennaio 2018 torneranno in onda le appassionanti, e intricate, vicende dei protagonisti dello storico programma, ma anche prima dell'Epifania continueranno le registrazioni. Tutti gli occhi sono puntati sul tronista Paolo Crivellin, il quale avrebbe dovuto già scegliere nella puntata che si è registrata il 28 dicembre 2017 e che invece ha deciso di rimandare, le sue corteggiatrici Marianna e Angela saranno ancora disposte ad aspettare il bel torinese? Con tutta probabilità venerdì 5 gennaio 2018 verrà registrata la puntata e sarà possibile scoprire le prime anticipazioni della probabile scelta. Nell'anno che da poco si è concluso però, una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne è stata la dama Gemma Galgani. Seduta in studio da ben 7 anni, inguaribile romantica e alla ricerca costante dell'anima gemella, la dama torinese e i suoi siparietti tras con l'opinionista Tina Cipollari continuano a tenere incollati migliaia di telespettatori. Nelle ultime puntate andate in onda lo scorso anno la dama era intenzionata a riconquistare il cuore del suo ex Giorgio Manetti, ma la sua presunta relazione segreta con la dama Anna Tedesco sembrava aver frenato le intenzioni della Galgani. Non resta che aspettare lunedì 8 gennaio per scoprire cosa succederà.